Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre. Siamo qui radunati, fratelli e sorelle carissimi, in occasione della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Questa è la messa prefestiva, che è anche, come tutti sappiamo, la grande messa di ringraziamento per tutto quello che il Signore ci ha donato nell'anno passato. Compiremo, come sapete, dopo la Santa Comunione, il gesto liturgico, per il quale peraltro la Chiesa concede anche l'indulgenza plenaria del canto del Te Deum, che è un inno ufficiale della liturgia della Chiesa, appunto recitato o cantato, come faremo, in ringraziamento al Signore per quello che abbiamo vissuto tutto quest'anno. Sapete che ogni Santa Messa, almeno per quanto mi riguarda, è qualcosa di meraviglioso, anche una messa feriale, anche una messa privata, come si chiama, la messa è sempre un qualche cosa di stupendo, insomma. Per me, io non capisco chi non va a messa, perché non so come faccio a campare, chi non va a messa, io non vado mai a messa, beato te, come fai a campare senza andare a messa, non capisco, insomma. Però ci sono alcune messe che sono, come dire, un po' particolari. Questa è una messa particolare, personalmente molto sentita, perché dire grazie al Signore è una cosa grossa, ma è anche connotazione di uno stile che io auguro a me e a voi di acquisire, perché dire grazie non è una cosa né scontata, né semplice, né facile. Allora, quando è che noi diciamo grazie? Anzitutto quando riconosciamo che c'è qualcosa di cui ringraziare. Chi è quello che dice mai grazie? Quello che o non vede il bene che gli viene fatto, o non lo sa riconoscere, oppure peggio, quello che pensa che tutto gli è dovuto, non dice grazie mai. Allora, quanti beni ci fa il nostro Signore, quanti benefici? Se il nostro Signore facesse un piccolo miracolo, nel senso che ci togliesse le scaglie dagli occhi, no? Voi sapete che ci sono alcuni passi della Bibbia significativi, no? Vi ricordate quando San Paolo si è convertito, è caduto da cavallo, lo sanno tutti, no? Famosa caduta da cavallo, lui rimase per qualche giorno cieco, cioè aveva delle scaglie davanti agli occhi, poi è stato battezzato e uffede, le scaglie sono cadute e ha cominciato a vederci. Guardate che tutti noi abbiamo le scaglie davanti agli occhi, se il nostro Signore ce le facesse cadere e noi vedessimo quanti benefici che ci ha fatto non solo in quest'anno ma in tutta la vita, ci vergogneremmo come ladri, perché magari gli dovremmo dire tanti di quei grazie che a voi a Te Deum ne dovremmo di 40 al giorno, è un po' uno 32 dire, tanti ne dovremmo dire, perché siamo sommersi di grazie. Sapete, è la festa della Madre di Dio oggi, no? Voi pensate al cuore della Madonna. La Madonna ha ricevuto la grazia, cioè la grazia più grande che sia mai stata fatta a creatura umana, l'ha ricevuta Maria Santissima. Perché scusatemi se è poco, avere Dio che ti chiama mamma, insomma, è che sia una cosa proprio tanto normale, eh? Attenzione, quel bambino che era nato dalla Madonna, quello è Dio, d'accordo? Che a Maria la chiamava mamma, che succhiava proprio in questi giorni dal neonato il latte dal suo seno. Cioè, capito? Cioè, no. È una cosa grossa. E questo la Madonna, secondo noi, non se ne rendeva conto. La Madonna stava in un atteggiamento di un grazie interrotto, tant'è vero che quando visita Elisabetta, Elisabetta dice: ma che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Che risponde la Madonna: l'anima mia magnifica il Signore, quello è il suo Te Deum, il grande Te Deum della Madonna, è un canto di lode, cioè la mia vita è, capite? E noi la Madonna come la chiamiamo? Perché stava sempre a ringraziare? Perché è la piena di grazia. Il problema è che il Signore le grazie le fa a tutti, solo sapete che succede? Facciamo un passo indietro, molti le grazie di Dio non le sanno riconoscere. E questo non è grandissima colpa, perché se non le sai riconoscere, pace, insomma, speriamo che il nostro Signore faccia cadere le scale. Ma altri non le vogliono riconoscere. Questo è un po' peggio, capite? Cioè, non è che c'hanno le scaglie, ma chiudono gli occhi o fanno finta di non vederle. Altri, peggio ancora, non le vogliono accogliere, cioè le rifiutano. E altri si chiudono e si irrigidiscono in un cuore piccolo, povero, meschino, e che diventa completamente cieco e incapace di ricevere tante, rimane sempre uguale. Allora, io fermo restando che il rispetto per chiunque
festeggi il 31 l'uno come meglio crede, perché abbiamo la libertà definita in Dio e possiamo fare l'uso che vogliamo. Io vi suggerirei, perché questa celebrazione è certamente una celebrazione pubblica, ufficiale, tra poco canteremo in maniera, come dire, generica il nostro grazie al Signore, ma anche per capire quanto tu sai ringraziare, quanto sai vedere le grazie di Dio, prova a metterti 5-10 minuti in silenzio, magari davanti al presepe, se ancora non l'abbiamo fatto, comunque dove pare, e prova a ripensare all'anno trascorso. Quanti grazie personalizzati, capite, senti di dover dire a Dio? La nostra preghiera deve diventare personalizzata, cioè non un grazie generico, cioè io, Signore Gesù, ti ringrazio per questa cosa, per questa cosa, per questa, almeno le cose belle, le cose più belle, perché poi i santi non ringraziano solo per le cose belle, anzi ringraziano prima per le croci e poi per le cose che a noi sembrano belle. Questo piano piano si arriva, ma almeno tu sei in grado di riconoscere i benefici ricevuti da almeno qualcuno o no? Perché non è che non ci stanno, questo sono come i nostri peccati. Quando noi diciamo io non ho fatto peccati, e San Giovanni dice nelle sue lettere, se diciamo che siamo senza peccati, facciamo di Gesù Cristo un bugiardo, perché Gesù Cristo è venuto sulla terra per togliere i peccati. Quindi non è che tu i peccati non ce l'hai, i peccati non li vedi, e non è che Dio le grazie non te l'ha fatto, forse non le vedi. Ma allora se tu provi, prova, mettiti 5 minuti, Signore ti ringrazio per questo, oppure a pensare alle grazie sprecate, ai grazie non detti. Perché questa cosa provoca uno stile? Perché se io comincio a entrare nell'ottica del ringraziamento, vi ricordo, ho citato in un'altra omelia due interventi distinti di Papa Francesco e del Cardinal Petrocchi, vescovo emerito di Latina, che hanno le tre parole magiche che sono distinte, ma una è comune. Papa Francesco ha detto grazie, permesso e per favore, tre parole molto importanti. Petrocchi ha scritto, ci ha detto tante volte quando eravamo seminaristi, grazie, scusa e ti voglio bene, altre parole fondamentali. Vedete, però il minimo comune denominatore ce l'ha avuto e due, grazie, capite? Se tu entri nell'ottica del grazie, guardi le cose con occhi nuovi, provate a pensare come passiamo le giornate, il nostro rapporto col prossimo, tu sei capace di vedere le cose belle del prossimo? Vai dal prossimo a dirgli grazie, o stai sempre lamentante, capite? L'atteggiamento contrario del grazie, io l'ho chiamato tante volte in tante omelie anche fatte nella presente parrocchia, i brontoloni, quelli che hanno la malattia della brontolosi o della lamentosi, che stanno sempre a lamentarsi e a brontolare, avete sempre tutto a male, cioè vedono soltanto le cose negative. E questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questa persona fa così, questa ha fatto così, questa ha fatto così. Ma se poi non fa così, ma è brutta la vita così. Se tu entri nell'ottica del grazie, tu cominci a vedere le cose belle che c'hanno le altre persone e le accogli e le valorizzi. Capite? Un principio fondamentale e anche una spia della nostra stracrescita nella fede è questa: se tu sei capace di trovare delle cose positive e accoglierle, anche in una persona che ti sta qua, che ti sta antipatica, che non approvi il suo modo di pensare, che te la senti distante anni luce, ricordati che anche quella persona sicuramente ha delle cose da insegnarti, sicuro, e ha delle cose positive che tu devi riconoscere, devi vedere. Si cambia in una maniera completamente differente, perché la mano noi possiamo avvelenarci la vita se viviamo in un certo modo, oppure abbiamo sentito, hai visto che bella che è questa liturgia, prima lettura che parla della benedizione di Mosè, il Signore ti benedica e ti protegga, nel Salmo responsabile abbiamo detto Dio ci benedica con la luce del sole, cioè possiamo avere una vita bella, una vita di benedizione ricevuta e di benedizione dare, capite? Benedire, provate un attimo a pensare, cioè, oh, io non posso benedire, non sono un sacerdote, ma come non può benedire? Non può benedire dalla mattina alla sera. Benedire significa dire bene, oppure può stare in continuazione a maledire, cioè dire male. Può avere una vita di benedizione, una vita benedetta, una vita di maledizione, una vita maledetta, questo lo scegliamo noi, capite? Dio che cosa fa? Dio benedice sempre, Dio dà grazie sempre, grati e ingrati, buoni e cattivi, capite? Allora è chiaro che noi dobbiamo stare attenti, come voglio campare, da che parte mi voglio mettere, come voglio vivere,
Capite? Perché poi gli attori della nostra vita siamo noi. Che cosa fanno gli uomini? Gli uomini fanno cucevare e poi danno la colpa al Padre Eterno. Quando il Padre Eterno gli dirà quando sono morto, dice, ma tu sei scemo, dicono a Napoli, scusatemi se mi permetto dal pulpito, guarda che io l'ho riempito di grazie e di benedizione, sei tu che non hai visto niente, tutto quanto il marasmo, tutto quanto il male, da tutti vieni meno che da me. Capite? Quindi pensate anche all'assurdità, proprio alla stoltezza, se uno lo potesse vedere prenderebbe la pistola e si sparerebbe, la stoltezza della bestemmia, è come una delle cose più indegne che esistono nel mondo, capite? Solo perché uno non si rende conto di quello che fa, cioè Dio è soltanto foriero di ogni bene di ogni cosa bella, capite? Cioè sarebbe molto peggio bestemmiare, capite? Cioè chi di noi direbbe, lancerebbe le maledizioni ad una madre, supponiamo le madri sono tutte buone, quello che non sia, chi di noi direbbe ma lancerebbe le invettive contro la nostra madre, ma Dio è molto di più, capite? Ecco, noi dobbiamo chiederci se stiamo dentro questa logica del grazie, che significa riconoscere il bene che ci viene fatto anzitutto da Dio e anche dal prossimo, perché poi se fai così poi il bene lo fai pure tu, perché il bene noi lo facciamo sempre di sponda, c'è sempre prima un bene accolto e riconosciuto e poi un bene dato. Le persone, questo chiudo perché poi non voglio stare troppo tempo, ma le persone sono acide, sempre arrabbiate, sempre a vomitare veleno in giro dappertutto. State tranquilli che quelli non si sentono amati da Dio, non dicono grazie e non si sentono amati dal prossimo. Vomitano fuori dal cuore quello che triturano dentro il cuore. È un'ottima medicina quella di imparare a riconoscere e vedere i benefici che ci vengono da Dio e anche dai popolacci di uomini come noi, donne come noi che ci stanno intorno, sono pieni di difetti, ma ci hanno pure tante cose buone. E che il buon Dio, per l'intercessione di Maria Santissima, ci aiuti a farci cadere un po' di scaglie, a imparare a riconoscerli e soprattutto a dire un sentito e profondo grazie. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.